cappello, sul cappello che noi portiamo. C'è una lunga, c'è una lunga penna nera, che a noi serve, che a noi serve la bandiera. Su per i monti, su per i monti a guerreggiar, oi la la, e viva e viva. Il corpo degli alpini, e viva il reggimento, e viva e viva il corpo degli alpini. Su quei monti che noi saremo, pioglieremo le stelle alpine, perdonarle alle bambine, farle piangere e sospirar, oi la la, e viva e viva. E viva e viva il reggimento, e viva e viva il corpo degli alpini. Bravi. Grazie a tutti di essere qua. La comunità si è riunita, volevamo fare una cosa semplice, abbiamo detto facciamo un'inaugurazione semplice, non abbiamo invitato autorità, sindaci, per fare una cosa nostra. E ho visto che gli amici di Brandi di Rossolasso, amici da fuori sono venuti a trovarci e ci fa comunque un enorme piacere, nonostante non abbiamo fatto più di tanto pubblicità per fare una cosa. È stata una cosa vissuta, anche un po' sofferta, ma con la partecipazione di tutti a realizzare questa panchina in un posto che secondo noi da subito l'abbiamo individuato come uno dei più panoramici belli del territorio di San Vincenzo. Quando è nata l'idea della panchina, perché ci solleticava l'idea di Chris, venuto dall'Oregon, Stati Uniti, viene qua, si innamora della nostra altalanga. E a noi fa piacere quando qualcuno ci fa notare che viviamo in dei bei posti, decide di comprare cascina qua, viene anche da noi, poi alla fine compra Clavesana, dice io quando sono andato a Clavesana ho visto un panorama col Monviso lì, mi piacevano tutti i posti dell'Altalanga, quello mi è piaciuto enormemente per il panorama e lì mi sono stabilito. Poi dice una delle cose che ero sempre pensato è che da bambino mi sedevo sulle panchine e vedevo queste panchine enormi perché io ero piccolo. Poi crescendo ho perso questa emozione. Per quello ho creato, infatti la prima è nelle sue vigne, lì a Clavesana, ho creato una panchina enorme, grande, big, proprio per sentirmi di nuovo quell'emozione di bimbo. Su questa grande panchina io adulto mi sento di nuovo su una panchina grande con un'emozione. Questo ci ha solleticato tantissimo, tant'è che sposiamo il detto che ogni uomo e ogni donna, per essere un vero uomo e una vera donna, devono sentirsi e avere un po' del senso del bambino dentro di sé. Allora abbiamo cercato posti, siamo andati anche sopra e sotto il paese, e avevamo individuato anche un posto a valle sotto il paese che dava sul lago, ma c'erano dei problemi, belle arti, guai a metterle vicino con tutte le regioni, poi gli do ragione, perché comunque come le cose bisogna spremersi. Qua abbiamo avuto una collaborazione dell'amministrazione, che ringrazio tutti i consiglieri, che
che hanno sposato l'idea, abbiamo sposato l'idea, e c'è stato Roberto che Scallino che ci ha aiutati poi a far venire Chris sul posto a vedere l'ambiente, perché subito loro non erano tanto convinti, qua siamo vicino alla strada. Invece con Chris sul posto, l'ideatore, ha notato che era veramente un posto splendido, siamo andati avanti. Ringrazio Massimo Cora che si prende cura dell'area, ringrazio tantissimo Claudio che in questi ultimi giorni ha fatto diventare il posto secondo me ancora più bello, perché gli ha dato un tocco creativo e spremendosi, sudando, che lo fa diventare un posto secondo me anche simbolico. Io questa cosa nel crescendo dell'idea ho voluto anche dargli un'idea di unione tra popoli, perché abbiamo l'ideatore che è americano, è innamorato dell'Atalanta, abbiamo i tedeschi che sono venuti qua, si sono innamorati dei nostri posti, hanno comprato casa e ci hanno regalato il pezzo dove mettiamo la grande panchina, era dei coniugi Stahl, e io gli ho parlato, gli ho detto guardate abbiamo questa idea, il pezzo è vostro. Loro sono venuti qua, siamo andati a parlare a casa, siamo venuti qui e mi hanno detto ma noi qui sì, vendiamo. Io ho detto guardate che il comune soldi ne ha pochi, non saprei cosa voi potreste chiedere. E lui mi guarda e mi dice un euro. Ma sei sicuro? Sono rimasto spiazzato, ho detto ma sei sicuro? Sì, noi un dono, ma un euro, noi voilà, benissimo. Dopo 3 giorni Marco aveva già preparato tutto. E lo ringrazio perché anche lui ha seguito la cosa con più mail a non finire con la Community Project, ringrazio lui, ringrazio il tecnico Rocco, ringrazio la dottoressa Montebassi che ha collaborato. È stata una cosa magari anche semplice, ma che è riuscita nel tempo, a cui tutti abbiamo dovuto dare qualcosa. Ringrazio tutti quelli che in primis erano venuti qui, Rino che ci ha messo a disposizione anche perché dove vedete la stazionata di là è di Rino, che voi conoscete, del Quesidor, che ci ha messo a disposizione un pezzo. Cioè c'è stata veramente buona volontà da parte di tutti quelli che hanno avuto a che fare, riconoscendo che comunque l'idea era carina. Poi avremo probabilmente in futuro anche critiche, perché come tutte le cose se fai, puoi far meglio, far peggio, sbagliare, avere critiche, avere consenso. Però l'idea di una comunità, di molti che si trovano qua, popoli, più popoli che si trovano qua in Alta Langa, ci riconoscono la bellezza che abbiamo. Io poi andando a convegni e quant'altro mi sento dire voi avete un territorio che è preziosissimo. In questo momento sono andato ancora venerdì sera a vedere un documentario presentato in Fondazione CRC a Cuneo che si intitola Dalla Malora all'UNESCO. La Malora, San Benedetto, teatro della Malora, in Fondazione CRC a Cuneo, Paolo Tibaldi che è un amico, un attore, una persona che si è innamorato anche lui dei nostri posti, tant'è che la fidanzata gli ha detto io ti porterò a San Benedetto, visto che gli parlava sempre di San Benedetto, quando sono convinto che tu sei quella giusta, perché se no non ti porto. Un anno e mezzo dice gli ho fatto l'onore di portarlo a San Benedetto. Paolo, lì in fondazione, pieno così, legge l'incipit della Malora. Pioveva su tutte le langhe e lassù, a San Benedetto, mio padre si prendeva la sua prima acqua sottoterra. Già lì c'è stata un'emozione in sala, tutti mi hanno detto ci è venuta la pelle d'oca, perché lui poi è bravo ma ci mette passione. E ha spiegato la Malora, Agostino che parte di qua e lui forte a lavorare sulla terra va da manovale per avere i soldi per la sussistenza della famiglia. Emilio che era più debole viene messo a imparare da prete perché aveva la salute claudicante. Già questo, pensare che allora la famiglia manovale, molti facevano così per dare la possibilità a tutti di sussistere e di vivere, questa è una cosa che anche lì eravamo in Fondazione CRC, un posto bellissimo, marmi, lusso, ma dobbiamo pensare da dove arriviamo. Non è molto, sono 50, 60, 70 anni fa. Io oggi Paolo Terenzio, che è il veterano di tutti gli alpini,
E lui dice: no, io sono un vecchio. Non sei, no, assolutamente. Sei il vecchio per gli alpini, perché è così. Noi siamo boccia. Però Terenzio è passato in questa strada, lui il più giovane, 14 anni, nel 44, quando hanno bruciato San Benedetto per rappresaglia, lui era prigioniero qua. Era prigioniero e passato quando era a Murazzano, con chissà, con l'idea di non tornare più. Lui era più piccolo. Sono memorie che noi dobbiamo ricordare, proprio per il sacrificio che hanno fatto loro e per quello che noi abbiamo e che possiamo far crescere. Io dico questo, cerchiamo di stare uniti, di darci forza tutti insieme uno con l'altro, proprio perché abbiamo un territorio che nel futuro può crescere tantissimo. Ci sono dei giovani come Gianluca, ci sono dei giovani che ci credono e quello sono la nostra speranza. Saranno i ragazzi che scopriranno la targa, scopriranno la panchina, perché tutto quello che facciamo è per dare la possibilità non solo di sopravvivere a questi posti, ma proprio di svilupparsi, di avere un futuro bello, di lavoro e di poter abitare qua veramente con gioia e con dentro di noi la consapevolezza di essere in un territorio meraviglioso. Noi abbiamo sempre pensato che siamo lontani, perché qua molto lavoro non c'è, ce lo dobbiamo creare, bisogna andare all'alba, bisogna spostarsi per lavoro. Diversamente non siamo lontani, perché un'ora sei al mare, un'ora sei a Cuneo, poco più di un'ora sei a Torino. Siamo un po', Porto Emilia si sono definiti il centro del mondo, ma anche noi, tutta la Landa, siamo il centro del mondo. Quindi dobbiamo essere contenti. E poi questa unione, cioè i tedeschi, tutto il bene che gli vogliamo adesso, ma c'è stato un periodo che arrivavano, la gente piangeva. Adesso li sorridiamo, li accogliamo. Cioè le cose cambiano perché le popolazioni, i popoli sono bravi e sono successe delle cose. Dobbiamo anche riconoscere che l'Europa, da quando non ha più la guerra, sta crescendo tutta. E noi facciamo parte comunque di questa Europa. Siamo una nazione che fa parte di un territorio che, se non ha le guerre, è il territorio più ricco del mondo. Questo è una panchina semplice, una cosa, un'idea per sorridere anche da grandi come da bambini, che sia una thread union di molti popoli, di molte idee, e che ci dia veramente la forza e il coraggio tutti insieme di creare ancora molte molte cose belle come questa. Io vi ringrazio molto, Daniele ci dirà ancora, perché io poi perdo sempre dei pezzi. Gli ultimi ringraziamenti, che quelli più importanti, sono proprio i coniugi Stahl che hanno donato il pezzo, gli alpini, questo, che hanno donato la panchina, hanno donato tutto il lavoro che abbiamo fatto. Un gruppo alpini, che gli alpini sono veramente in tutta la Langa, ma non solo, ma nell'Alta Italia, specialmente quelli che fanno molte cose. Si spremono, lavorano proprio in prima persona, raccolgono fondi per fare qualcosa per le comunità. L'esempio degli alpini trasmesso a tutte le comunità e a tutta la nostra comunità. Ognuno può dare un qualcosa per stare meglio in mezzo agli altri e fare veramente comunità sentita. Ecco, io per il futuro vi chiedo ancora di più, ma noi lo siamo. San Benedetto, guardate, in giro ti dicono: ma San Benedetto siete pochi, ma siete uniti. Ma San Benedetto avete la fortuna che vi volete bene. Ma San Benedetto, noi ce lo dobbiamo riconoscere e farlo ancora di più, maggiormente. Perché è la nostra forza, anche pochi, a volte ci viene un po' lo scoraggiamento, specialmente magari d'inverno, ma anche se non siamo una comunità fortissima, siamo uniti. Grazie agli alpini per questo esempio. Grazie, grazie. Due parole, due, perché sono due ringraziamenti, se no Emilio non li fa. Uno, ancora più particolare, oltre a quello che ti ho detto, a Crispango, non tanto per l'idea, grazie a Roby e a Roberto che ce l'ha fatto venire qua, ma perché Chris ha capito, ci abbiamo messo un po', ha capito veramente queste parole che diceva Emilio, cioè di questo senso di unione della comunità, di tutti che fanno tutto, di un paese così piccolo. Quando è venuto la prima volta non era molto convinto di questa cosa. Questa è la 85esima panchina che c'è ormai in tutta Italia, ci sta veramente sviluppando, un'idea magnifica, un'idea vincente. In cui Chris Bangle, che è un designer famosissimo, ha fatto molta fortuna nella vita, anche molti soldi,
non guadagno nulla, ha solo dato l'idea. Quando il mutuo era molto convinto di questa cosa, non riusciva a capire bene come questa comunità si proponesse per fare questa panchina. È venuto Dante, è venuto qui, l'abbiamo visto insieme, è venuto al circolo, abbiamo provato a spiegargli cos'era San Benedetto, abbiamo provato a parlargli delle nostre tradizioni, del monastero, dei benedettini, di Fenoglio, della tradizione culturale che ci univa. Abbiamo raccontato gli episodi come quello in cui il nonno di Emilio ha salvato gente come Terenzio, e adesso è un po' un'emozione per tutti, insomma, essere qua, proprio sulla bossola, sulla strada che hanno fatto per andare a Murazzano. Gli abbiamo raccontato queste cose. Lui a un certo punto ha preso un, si è fatto dare un foglio di carta, abbiamo preso un volantino, cos'era, un coso del pallone elastico forse, col pennarello, lui è veramente un grande designer, in pochissimi tratti ha disegnato esattamente questo che vedete. Ha disegnato questo, mi fa e ci fa, se realizzate questo, la facciamo. Lo vedete, è stato realizzato, guardo Claudio perché molta, il miglioramento rispetto a quel disegno che ci ha fatto il bango su quei fogli di carta, in cui ha scritto una specie di suo contratto, in cui ha scritto se fate questo la panchina a San Benedetto la mettiamo. Un giorno siamo andati, siamo tornati io e Emilio, già siamo andati a casa di Chris Bangle, casa, questo posto incredibile, magnifico, un posto di design con delle soluzioni avveniristiche bellissime. Siamo andati, ci ha accolto come amici, siamo andati senza essere invitati, è una bella domenica mattina. Siamo andati lì, ci ha accolto come amici, gli abbiamo detto, Chris, noi siamo un paese piccolo, siamo una comunità piccola, ma quello che spiegava adesso Emilio gliel'ha detto, siamo molto uniti e dovremmo esserci riusciti a fare quello che tu chiedevi di fare. Gli abbiamo fatto vedere delle foto, gli abbiamo fatto vedere come veniva il posto e lui ci ha dato l'ok, ci ha scritto l'ok sul suo contratto. Quindi per lui è un ringraziamento particolare, non tanto per l'idea, non tanto per il fatto, ma per il fatto che abbia capito le cose che diceva Emilio, cioè il valore che per noi anche questo può essere un simbolo di unione per fare una cosa come quella di adesso. Il secondo ringraziamento però va a Emilio, che lui non si nomina mai, ma Emilio è il vero motore di questa iniziativa, non solo di questa, ma anche di questa iniziativa. Ci vuole sempre un motore. Poi le cose si fanno, diciamo lì, ognuno porta il proprio contributo, ma ci vuole una persona che abbia voglia di impegnarsi e per queste cose. Quindi da parte mia, ma credo a parte di tutti, grazie mille Emilio per tutto.